Carlo Parolo è una delle figure preminenti della cultura casoratese, dell'antica famiglia dei Paroli, Marazzini, è una delle famiglie già presenti nel 1500 a Casorate. Carlo nasce nel 1920 da Ambrogio, noto per essere il ciclista di Casorate, cioè il riparatore e venditore di biciclette fin dal 1913. Muore nel 2008, ha una lunga esistenza e un interesse particolare per sia il segno che la scrittura che i dipinti. Artista eclettico, artista multifacce. A 13 anni nel 1933, a causa di una febbre probabilmente cerebrale, rimane colpito dalla parte sinistra del corpo, ma questo non gli impedisce, per esempio, di diventare un abilissimo ciclista. Dopo le scuole medie a Gallarate, frequenta il liceo artistico e poi l'Accademia di Brera, dove si diploma nel 1948-49. Con il professor Reina, ha come compagni di scuola Ibrahim Kodra, Dova, Fossa, la stessa Francesca Cattoretti la incontra spesse volte a Brera, e alla scuola di scenografia approfondisce non solo l'aspetto grafico e disegnativo dei costumi o delle macchine teatrali, ma anche proprio un senso del colore che poi ritroviamo nella sua produzione. Insegnante alle scuole medie, addirittura raggiungeva nei primi anni Saronno, negli anni 50, in bicicletta. Poi, per il resto della sua esistenza, fino al 1975 circa, insegna a Gallarate Lamaino e poi infine conclude la carriera alla scuola media di Casorate. Ha sempre dipinto, come si potrà vedere in questa esposizione, che è pensata come un asse trasversale che attraversa il paese, dalla chiesa del Sacro Cuore dove ci troviamo fino alla sala civica. È questo asse ideale che lo lega al paese, anche perché Carlo è stato con il dottor Cesare Dettoni e con altre personalità casoratesi, il fondatore della Proloco circa 42 anni fa. Sempre interessato anche alla scrittura, ha compilato molte cronache della storia locale casoratese che attendono ancora di essere pubblicate, così come dal 1950 al 1968 è cronista per il giornale La Prealpina, il giornale locale della provincia di Varese, per le manifestazioni artistiche. Per quanto riguarda le sue esposizioni, ha esposto, possiamo dire, fino a verso il 1980-81 in diverse gallerie del Gallaratese, anche a Brera, in gallerie di Milano. Dopodiché, ritiratosi in pensione, si è un po' appartato e ha cominciato a produrre, ad eseguire una produzione coppievolissima, libera da ogni prodromo di etichetta, di qualsiasi storicizzazione, anche se possiamo riconoscere in lui una sorta di realismo esistenziale, una sorta di faccia che lo allega al realismo esistenziale di ambito milanese degli anni 60. Visitando la mostra si capisce questa estrema libertà che si vede per esempio nelle opere del Sacro qui alla Chiesa Nuova, oppure negli incubi che si trovano a Casa del Grosso. Thank you.
mentre nella casa Sartori potrete vedere le maschere che derivano da questa sua formazione scenografica, teatrale, ma anche questa passione per Pirandello, passione anche per il teatro. Ha scritto 3-4 commedie sia drammatiche che filodrammatiche negli anni 40, amico di Dario Fo e Franca Rame della Compagnia dei Guitti, fu anche sfollata a Casorate negli anni 40, andò spesso a teatro a vedere gli amici che rappresentavano al Piccolo a Milano, e qualche volta sia Franca Rame che Dario Fo si fermavano di ritorno dalle rappresentazioni a cena da Carlo e da Nora. La mostra ha un altro sito, in un'altra casa privata da Casa del Grosso, dove potrete vedere gli incubi, che sono questa produzione di un decennio tra l'80 e il 90 di lavori molto liberi, lavori di matrice quasi surrealista, eseguiti con del vinavil, chine, tecniche miste, e una polvere d'osso. Significativo l'uso di questo materiale per dare rilievo ai dipinti, ai disegni, perché sono soprattutto disegni. Nell'ultima sede invece, che è quella, la Sala Civica Giuseppe Impastato, sono raccolte le produzioni scritte, ci sono tre bacheche che raccolgono divisi gli scritti, i cataloghi, gli articoli della Prealpina, oltre a due preziosi quadretti, due ritratti satirici di Carlo, fatti dagli amici, uno da Treccani e uno da Codra ai tempi di Brera. Fanno da cornice alle bacheche 15 quadri di stampo classico, potremmo dire, dipinti alla maniera impressionista, in cui Carlo ha ritratto la madre, la figlia, alcuni personaggi di paese come Carlo Milani e i paesaggi. Credo che visitando la mostra di Carlo Parolo uno si renda conto di essere di fronte a un importante artista del Novecento casoratese lombardo, ma in genere dell'arte italiana del Novecento.